Do il benvenuto a tutti, vi ringrazio di essere qui, numerosi, e mi fa molto piacere vedervi. Ho pensato di programmare un'iniziativa un po' diversa. Oggi questa iniziativa si svolge in maniera, secondo me, molto qualificata e creativa, con un viaggio attraverso le pietre per la ricostruzione della storia di Bologna. Ci troviamo, come tutti sapete, in uno dei luoghi più suggestivi e più interessanti della città di Bologna. La chiesa che vedete è l'abbazia di Santo Stefano, detta le sette chiese o Santa Gerusalemme, Santa Gerusalemme. Oggi noi vediamo la chiesa praticamente nel cuore di Bologna, ma poco tempo fa la chiesa era suburbana, era fuori dalla città di Bologna. La piazza che avete alle vostre spalle, che vediamo acciottolata recentemente con dei ciottoli di porfido permiano, quindi hanno falsato un po' quella che era la piazza di fine Ottocento, quando i ciottoli erano quelli bianchi e rosa della Valle del Reno, aveva nel mezzo una quercia gigantesca e secolare che secondo le cronache restò per centinaia di anni. Questa quercia testimoniava della foresta di querce che circondava la città di Bologna, circondava anche la chiesa che era fuori dalla città. Quindi una chiesa che si trovava fuori dalla città delle mura di Selenite, cioè quella piccola cittadella che nasce dalla rovina dell'impero romano, quando la città si contrae, diventa un oppidum, un piccolo isolato circondato da mura di Selenite, forse di recupero dalle mura in Selenite della città romana, che era molto più vasta, e fuori dalla città nasce questo complesso. Le chiese che abbiamo alle spalle sono nell'ordine la chiesa del Crocifisso, detta così, ma in realtà la chiesa di Giovanni Battista. Abbiamo qui la chiesa del Santo Sepolcro, dove riposa il corpo di San Petronio, salvo il capo che si trova in San Petronio, no? E poi questa chiesa dedicata oggi a San Vitale Agricola. La chiesa di San Vitale Agricola come nasce? Se vogliamo fissare una data, possiamo fissare il 304. Nel 304 a Bologna vengono martirizzati Agricola e Vitale. Sono i due protomartiri, i due primi martiri bolognesi che la storia del cristianesimo ricorda. Agricola era il padrone, Vitale era il servo. Prima viene martirizzato il servo piantandogli dei chiodi dappertutto
e poi, dato che non aveva abiurato e anche il padrone Agricola non abbiura, Agricola viene crocifisso. Nella chiesa di San Vitale Agricola è conservata una croce lignea che secondo una pia tradizione sarebbe quella sulla quale sarebbe stato crocifisso Sant'Agricola, appunto nel 304. Facciamo un salto di alcuni anni e ci portiamo al 393. Nel 393 Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, ritrova, c'è l'invenzione dei corpi dei santi Vitale Agricola. Quando vengono ritrovate le loro spoglie viene costruita una prima chiesetta dove si trova la chiesa di San Vitale Agricola. Due date che si possono ricordare, che sono suffragate da dati analitici, sono che sicuramente nel 902 la chiesa viene completamente rasa al suolo, incendiata dagli Ungari, e poi nel 1114 le reliquie dei santi che erano conservate in questo sito, nascoste proprio perché non cadessero in mano agli unni, alle razzie degli unni, vengono ricercati dal vescovo di Bologna e dal priore dell'abbazia. Durante questa ricerca viene trovata una tomba con la scritta Simon. Per tutto il mondo cristiano si sparge la notizia che era stata trovata la tomba di Simon Pietro. E allora succede una cosa di questo tipo, che i pellegrini che dovevano andare a Roma si fermavano a Bologna con grande dispetto del Papa a Roma. E quindi sia per ragioni di prestigio, sia per ragioni di soldi, la chiesa venne dal Papa fatta scoperchiare e interrare, quindi per oltre 100 anni fu priva di culto e un luogo di rovina. Questa chiesa si presenta come una chiesa romanica, la facciata è di pura invenzione, è stata fatta nei restauri di fine 800 dal Gozzadini e dal Faccioli e poi si nota una cosa abbastanza singolare, vedete quella bifora in alto sotto la croce, dove si vedono chiaramente dei mattoni nuovi. In quella zona lì, fino al 1920, c'era un'edicola con una statua in calcare veronese rappresentante San Pietro. Perché? Perché la chiesa era stata dedicata a San Pietro, ebbe varie dedicazioni. Una cosa molto interessante è che nel rifare la facciata, il Gozzadini e il Faccioli ritrovarono un mucchio di frammenti di pietre di età, alcune sicuramente di età imperiale romana, e le utilizzarono incastrate in vari punti. Se vedete là sotto il tetto ci sono dei frammenti di statue, di rilievi, di vari oggetti di età romana. Inoltre, se uno la guarda da vicino, vede anche che ci sono delle pietre di colore rosso e delle pietruzze di colore verde. Sono il porfido rosso antico egiziano e il porfido verde antico che invece proveniva dalla Grecia. Quindi tutti i frammenti di monumenti antichi, sicuramente romani, riutilizzati per, diciamo, dare antichità e dare pregio alla facciata che poco ne aveva. Una cosa molto interessante è la formella che rappresenta il Cristo nel mezzo con Sant'Agricola a destra e San Vitale a sinistra. L'originale era sicuramente del VI-VII secolo, ma quella è falsa, cioè l'originale è sparito presumibilmente durante i restauri di fine 800. Tra l'altro lo studio della pietra ha messo in evidenza che si tratta di un calco, insomma, fatto mescolando polvere di marmo con resina, e quindi l'originale è sparito, come sono spariti tanti altri pezzi in pietra che facevano parte della chiesa antica. Nella chiesa di San Vitale Agricola, una tipica chiesa, diciamo, romanica tripartita, c'è una navata centrale e le due navate laterali. Si vedono due mosaici di età romana, forse del secondo o del terzo secolo, a livello del pavimento della chiesa odierna. Questo ci dice quanto antica sia rimasta l'impostazione della chiesa di San Vitale Agricola.
Nelle absidi ci sono dei sarcofagi. In quello di centro c'è il sarcofago, secondo la tradizione, in cui venne sepolto Sant'Isidoro, vescovo di Siviglia, e nell'altro sarcofago ci sarebbero i due santi innocenti. Interessante quello della navata di sinistra, il sarcofago di San Vitale, sul quale c'è uno studio in corso. Questo sarcofago di San Vitale è un monolite in pietra scavata. La pietra, analizzata in vario modo, è risultato senza ombra di dubbio provenire dai dintorni di Salona, cioè dalla Dalmazia. Tra l'altro esiste una corrispondenza molto importante iconografica fra quel sarcofago e quelli della necropoli paleocristiana di Salona. A Salona vengono martirizzati due santi che si chiamano Doimo o Doimone o Dominione e Anastasio. Uno era un servo e uno era il padrone. Quindi troviamo un'analogia fra i nostri santi: Agricola padrone, Vitale servo, Anastasio padrone, Doimo servo. L'anno del martirio, il fatto che i corpi dei due martiri dalmeni vengono prima persi, poi ritrovati da un santo vescovo. E la storia qui di Bologna, anche in questo caso i corpi in un primo tempo vengono sepolti nel cimitero dei Giudei e vengono ritrovati da Sant'Ambrogio. Ecco, questo legame si è ritrovato partendo dallo studio del sarcofago, di quello che ci resta di materiale di questa antica storia. Nella facciata di questa chiesa, nella porta, vedete che ci sono dei capitelli in gesso, in selenite, e sono capitelli nell'altra pietra che assieme all'arenaria caratterizza la città di Bologna. Questi capitelli sono neoromanici, cioè sono di pura invenzione, fatti fare dal Gozzadini e Faccioli nei restauri, come dicevo, di fine Ottocento, e sono copiati dai capitelli della chiesa romanica di San Michele a Pavia. La selenite è una pietra che ha il pregio di intagliarsi con estrema facilità, il difetto che si scioglie con estrema facilità l'acqua di pioggia. Il capitello sopra si era sciolto ed è stato restaurato con del cemento, che è veramente una cosa obbrobriosa da guardare. Il gesso è una delle ragioni, secondo ad esempio il Malvasia, il Marmona Fensina, del fatto che a Bologna le iscrizioni antiche sono rare, perché secondo quest'autore, ma io non sono molto d'accordo, le iscrizioni in gesso o tutti i reperti in gesso non ci sono più, perché è un materiale troppo deperibile. A proposito dell'arenaria, vedete quel pulpito nella chiesa del Crocifisso? Ecco, quel pulpito lì, che ha i beccadelli in arenaria, era collegato attraverso un ballatoio in legno all'altare maggiore della chiesa, e da quel pulpito è certo, senza ombra di dubbio, che l'8 di settembre, il giorno della Natività della Madonna, veniva esposta la benda della Madonna, che è una delle reliquie medioevali più famose di questo complesso. L'arenaria che veniva utilizzata a Bologna, che se dopo ci spostiamo in Piazza Maggiore vedremo utilizzata alla grande nel Rinascimento, veniva estratta fuori Porta Castiglione e fuori Porta San Mammolo. Erano sabbie pleistoceniche, si chiamavano sabbie gialle, che avevano il vantaggio di essere vicinissime alla città e lo svantaggio che sono andate tutte in briciole in brevissimo tempo. L'arenaria migliore era quella detta macigno o pietra serena, che si cavava nell'Appennino. Famose erano le cave attorno al Sasso, che erano quelle di Monte Mario, Monte Vicese, e poi quelle su della Poretta, le cave della Madonna del Ponte, di San Rocco, e dopo il Crinale c'erano le cave di Fiorenzuola, che erano la classica pietra serena che si usa da sempre anche nella città di Firenze. L'arenaria è una sabbia cementata, cioè sono granelli di quarzo tenuti assieme da un cemento che è carbonato di calcio. Carbonato di calcio che in ambiente pulito, quando l'aria è pulita, resiste benissimo,
dal momento in cui c'è stata l'acidificazione dell'ambiente, l'acqua invece di essere solo acqua è diventata una soluzione di acqua e acido solforico, in parte di acido nitrico, il carbonato di calcio si è sciolto e l'arenaria, che sabbia era all'inizio della sua storia, è ritornata sabbia. Quindi come tipo di pietre, a parte qualche accenno in selenite, qualche accenno in arenale, qualche frammento di marmo antico, abbiamo solo il cotto. Bologna non aveva le pietre, però le cave di argilla erano ovunque e l'argilla venne utilizzata fin dal Villanoviano, poi dagli Etruschi, poi dai Galli, poi dai Romani, sempre. La città è rossa, la città è di mattone, la città è di argilla cotta. Il palazzo che abbiamo là di fronte è l'edificio più antico di questa zona, è il Palatium Vetus, il palazzo antico Iuridicum, che venne costruito a partire dal 1203 come sede del comune. Il palazzo, come voi lo vedete adesso, è rinascimentale, non risale al periodo che ho detto, in quanto Giovanni II Bentivoglio, signore di Bologna, lo trasformò in edificio rinascimentale. Vedete le colonne in arenaria, vedete il ballatoio in arenaria, vedete le paraste grottesche medievali in arenaria. In particolare il palazzo era noto per la presenza di quelle rosette, sono 3.000 quei quadratini, che secondo il Gigli sono una diversa dall'altra. L'architetto di Giovanni II Bentivoglio fu un personaggio fra i più interessanti della storia di Bologna, cioè Ridolfo Fioravante Fioravanti, conosciuto col soprannome di Aristotele. Questo architetto, a cui si deve il palazzo che abbiamo, la facciata del palazzo che abbiamo di fronte, diventò famoso per un fatto di questo tipo. In via Maggiore, quasi alla porta Maggiore, c'era una torre che si chiamava Torre della Magione. Questa torre era nel mezzo della strada e quindi impediva di vedere dalle due torri la porta Maggiore attuale. Aristotele Fioravanti, di fronte a tutta praticamente la città di Bologna, con una macchina di sua invenzione spostò la torre di 35 passi senza farla cadere. Dietro la facciata si osserva la Torre dell'Arengo, che è la parte, per così dire, medioevale che è rimasto di questo palazzo. La torre fu costruita nel 1212, è alta 47 metri, sulla cima c'è il famoso campanazzo. Questa torre ha una caratteristica incredibile che la diversifica da tutte le altre torri di Bologna. Invece di avere delle solide